Andiamo a fare un po' di esempi di parametrizzazioni. Parametrizzazione di una superficie cilindrica. Allora, io prendo, anzi mettiamo, vabbè, lo rifacciamo qua. Prendiamo un cilindro. Allora, com'è la nostra superficie cilindrica? È x quadro più y quadro uguale a quadro e z compreso tra 0 e h. Ah, chiamiamolo r quadro. Questa qua è una superficie cilindrica indefinita con l'asse lungo l'asse z. E qua la stiamo tagliando, cilindro, superficie laterale di un cilindro circolare retto per l'altezza da 0 fino a A. Qua stiamo ad A. Allora, qual è un modo facile di parametrizzare questa superficie? X uguale R coseno di theta, Y uguale R seno di theta e Z uguale 0. Fate attenzione che i parametri sono θ e z, r è fisso. Quindi θ è compreso tra 0 e 2 pi greco. Perché succede che quando θ è uguale a 0, quando θ è uguale a 2 pi greco e z vale tra 0 e h, qui ci abbiamo. Allora io. Questo è θ, questo è 0. Qui ho 2 pi greco. Qui ho h. Allora, l'immagine di questo lato che ho zigrinato è questo qui. L'immagine di questo lato che ho raddoppiato è questo qui. E l'immagine di questo lato che non, diciamo, liscio normale è quello di su. Questo va a finire sulla circonferenza della base superiore, questo va a finire sulla circonferenza della base inferiore e questo va a finire su questa attaccatura, no? Immaginate voi di aver preso questo rettangolo qui e questo è 2 pi greco r e no, 2 pi greco, scusate, diciamo se l'ho ritagliato e azzeccato, diciamo allora il parametro non è teta ma è r teta e quindi qua sono 2 pi greco r, ok? Qui moltiplico per r, no? Quando lo stendo di r, poi metto questa banda qua attorno, la sovrappongo sulla superficie laterale c, andiamo a fare l'area di questa cosa. Chi è lo jacobiano? Nella mia φ. Lo jacobiano devo fare derivata rispetto a θ e le derivate rispetto a 0. Allora è meno r sen θ 0, r cosen θ 0, poi 0 e 1. Questo è lo jacobiano. Allora, cosa devo fare? Chi sono L, M, N? Sono determinati minori di 2 per 2. Chi è L quadro più M quadro più N quadro? Allora, facciamo questo minore 2 per 2 ha determinante 0. Questo minore 2 per 2 ha determinante meno R sen teta. Al quadrato fa R quadro sen quadro teta. E questo determinante 2 per 2 è R coseno teta, quindi viene R quadro plus 4 teta, quindi viene R quadro. Quindi io cosa devo fare? Devo fare l'integrale tra 0 e 2 pi greco dell'integrale tra 0 ed h in d teta in d z di R. Questo fa 2 pi greco a R, perché R è una costante, il
semplice, semplice. Va bene. Allora, andiamo a prendere un cono. Allora, qui abbiamo l'asse X, qui abbiamo l'asse X, qui abbiamo l'asse Z. E vogliamo calcolare l'area della superficie laterale di questo cono. Il cono l'ho messo rovesciato a cava sotto, a testa in giù, perché mi viene più comodo. Allora, in questo caso, allora, diciamo che qua siamo all'altezza, diciamo qua dovrebbe essere il centro di questa. Qua siamo ad H e il raggio è R. Per similitudine, quando stiamo a una certa altezza Z, questo raggio quanto sarà? Sarà Z su H per R. Questo raggio qui. Quindi io devo parametrizzare l'equazione, diciamo, x quadro più y quadro uguale a R su H per Z al quadrato e Z compreso tra 0 ed H. Questa è la parametrizzazione della superficie laterale. Questi sono i punti della superficie laterale, quelli che soddisfano questa equazione. Per soddisfare questa equazione è facile parametrizzare, basta prendere x uguale R Z su A coseno di delta, y uguale R Z su A seno di delta e Z uguale 0. Oppure, allora qua delta varia tra 0 e 2 pi greco e Z varia tra 0 ed H. Questa è una parametrizzazione. O se no possiamo fare anche quest'altra parametrizzazione. Facciamo vedere che le due parametrizzazioni sono equivalenti e che l'area viene la stessa. L'altra parametrizzazione è, identifichiamo un altro parametro che è Z su A. Ok? Allora, Z su H lo chiamiamo U. Allora io ho x uguale U coseno di delta, U R U coseno di delta, Y uguale, anzi R V coseno di delta, R V coseno di delta e Z uguale HV. Allora, theta lo faccio variare tra 0 e 2 pi greco e V lo faccio variare tra 0 ed 1. Perché quando V è uguale a 1, questa è la circonferenza di raggio R che sta ad altezza 0, ad altezza H. Quando V è 0, questo è il punto, l'origine, che sta ad altezza 0. Allora, vedete che stavolta, per esempio, prendiamo theta V, 2 pi greco, 4, 1, questo, allora questo va su questa circonferenza qua, questi due lati vanno su un'attaccatura che sta qua e questo lato di sotto va a finire degenera. Quindi, come vedete, anche qui l'applicazione è iniettiva soltanto sulla parte interna, perché questi due lati vanno a finire sulla stessa immagine,
tutto questo lato va a finire su questo punto. Quindi quando andiamo a parametrizzare le superfici, in qualche modo non possiamo pretendere, se vogliamo fare, se non vogliamo escludere dei casi concreti molto frequenti, che la funzione non sia emettiva sulla frontiera dell'insieme di parametrizzazione. Va bene, allora andiamo a fare questa parametrizzazione qua, andiamo a fare lo jacobiano. Io cosa devo fare? Questa qua la chiamiamo psi, facciamo lo jacobiano di psi. Allora, devo derivare rispetto a teta meno rv sen teta. Poi devo derivare rispetto a v, qua viene r cos teta. Poi devo derivare rispetto a teta rv cos teta. Poi devo derivare rispetto a v r sen teta. Poi devo derivare rispetto a teta viene r, derivare rispetto a v viene a. Adesso devo andare a fare L quadro, M quadro ed N quadro. Allora, ripeto, teta compreso tra 0 e 2π, V compreso tra 0. Chi è L quadro più M quadro più N quadro? Allora, prima devo fare, non mi interessa l'ordine, dando la somma commutativa, faccio i determinanti dei minori 2x2. Allora, comincio a fare questo determinante qua. Allora qua mi viene meno su quadro meno cos quadro fa 1. Poi ho in evidenza r quadro v, quindi fa r alla quarta v quadro, perché qua mi viene r quadro v, poi devo fare il quadrato. Poi qua invece ho rvh, quindi r quadro uguale h quadro sen quadro teta, e poi rvh cos teta, quindi r quadro uguale h quadro cos quadro teta. Quindi alla fine mi viene r quadro v quadro in evidenza che moltiplica r quadro più h quadro. Quindi io cosa devo fare? Devo andare a fare l'integrale tra 0 e 2π dell'integrale tra 0 e 1 in dv di r quadro, che è costante, posso portare fuori per v, perché la radice quadrata di v quadro è v, ma poi era positivo, sai, volevo studiare v ma poi era positivo, quindi è v, per la radice di r quadro più h quadro, che in realtà anche questa è costante, la posso portare fuori. Allora qua quanto mi viene? Mi viene 2π greco, 2π greco è l'integrale in detetta, poi mi viene r, scusate perché devo fare la radice, qua l'ho fatta, qua non l'ho fatta, quindi qua c'è r. Il 2π greco r per la radice di r quadro più h quadro per l'integrale tra 0 e 1 di v in dv che fa un mezzo, quindi mi viene π greco r per la radice di r quadro più h quadro. Allora, se adesso il cono lo metto come normalmente lo vediamo, allora questo è r, questo è h, questo è l'apotema, che è la radice di r quadro più h quadro. Allora, voi sapete dalle elementari che l'area della superficie laterale del cono è il perimetro di base, che è 2π greco r, per l'apotema, che è questo, diviso 2. Quindi 2 e 2 si divide. Esercizio: fare la stessa cosa con quest'altra parametrizzazione e vedere che la rete è la stessa. Ok? Andiamo a fare
andiamo a parametrizzare la superficie sferica. Allora, se io taglio qui ad altezza z, allora se il raggio della sfera è r, il raggio di questa circonferenza è la radice di r quadro meno z quadro. E z varia tra meno r ed r. Se z lo chiamo rv, v varia tra meno 1 e quindi io che cosa ho? Ho che x quadro più y quadro è uguale a r quadro per 1 meno v quadro. Sarebbe l'equazione di questi punti della circonferenza ad altezza z, x quadro più y quadro uguale r quadro meno z quadro. Sostituite questi in r quadro più 1 meno v quadro. Dove v è compreso tra meno 1 e 1. Questa ancora non è una parametrizzazione, perché questa è un'equazione che coinvolge queste due variabili, questa quindi è una superficie, questa qua varia tra meno 1 e 1. Se però la voglio parametrizzare, posso scrivere x uguale r per la radice di 1 meno v quadro per il coseno di teta, y uguale r per la radice 1 meno v quadro per seno di delta e v uguale a v. Adesso teta varia tra 0 e 2 pi greco e v è compreso tra meno 1. Allora guardate che questa qui la chiamiamo psi o fi, è la nostra, diciamo, parametrizzazione. Questo è psi di teta e v uguale, sarà qua, vabbè, x uguale, x uguale, v uguale, non scrivo solo questo e questo. Oh, guardate che psi a meno 1 è esattamente quello che ottenete quando avete la più tipica delle cartine, cioè psi a meno 1 è quella che prende, proietta sulla cosa cilindrica, srotola e poi riduce in proporzione alla cartina che dovete avere. Mi sembra che si chiami proiezione di Mercator, ma non sono sicuro. Quando ho fatto il militare, sarei dovuto andare al, diciamo, fatto l'ufficiale del sottotenente, anzi sono tenente in congedo, e avrei dovuto fare servizio all'Istituto Geografico Militare per fare le cartine. Se avessi fatto servizio là lo saprei con sicurezza, diciamo. Poi ho evitato perché sono arrivato prima del corso e poi lo uscire. Ok, innanzitutto calcoliamo l'area. Allora, per calcolare l'area innanzitutto devo fare lo jacobiano di psi. Per fare lo jacobiano di psi devo fare la derivata rispetto a terra come al solito, quindi ho meno r radice di 1 meno v quadro sen teta, derivata rispetto a v r radice di 1 meno v quadro meno v coseno di teta. Sarebbe 1 su 2 radici, però poi quando derivo viene meno 2v, 2 e 2 si semplifica. Poi ho r radice di 1 meno v quadro cos teta e meno r
beta per la radice sulla radice di 1 meno 2 qua. Invece questa qua semplicemente fa 0 e fa 1. Adesso cominciamo a fare il determinante di questo minore 2 per 2. Quindi L quadro più M quadro più N quadro quanto fa? Qua mi viene R quadro V se, allora questo semplifica, qua viene R quadro V sen quadro teta più R quadro V cos quadro teta fa R quadro V, devo fare al quadrato, fa R alla quarta al quadrato, poi fa più R quadro per 1 meno V quadro, questo minore è 2 per 2, devo prendere solo questo elemento, lo devo quadrare, quindi viene sin quadro teta più cos quadro teta che fa 1. Quindi qua mi viene R quadro per V quadro, scusate, per R quadro quadro più uno meno uno. Vediamo un po', professore, sì, ci dovrebbe essere un errore di segno per le derivate. Allora meno seno coseno meno più no, perché quando arrivo viene meno e c'era già un meno però no, allora, faccio la derivata 1 su 2 volte la radice per meno 2v ci sta. No, invece stavo a guardare che qua sì, perché a me interessa z, z non è q, è r, quindi qua la derivata è 0 e r, quindi qua è r alla quarta, quindi qua ho r alla quarta per v quadro più o meno v quadro che fa r. Quindi la radice di l quadro più, l, più m quadro più n quadro fa r quadro. Quindi adesso che devo fare? Semplice semplice, devo fare l'integrale tra 0 e 1 in dv. L'integrale tra 0 e 2 pi greco in tra meno 1 e 1 in dv. 2 pi greco in teta di r quadro. Questo quanto fa? R quadro per 2 pi greco per 2 fa 4 pi greco, è l'area della circonferenza. 4 volte l'area della circonferenza. Quindi come vedete funziona benissimo. Se fate la, questa è la parametrizzazione in coordinate cilindriche sostanzialmente. Se fate quelle in coordinate sferiche fate più fatica. Ottenete ovviamente lo stesso risultato. Quindi come vedete, quando ho detto in genere si usano le coordinate cilindriche, perché si usano le coordinate cilindriche? Ok, tra l'altro questo argomento delle coordinate cilindriche e sferiche a voi interesserà soprattutto per esami tipo onde, propagazione, quando avete parecchie funzioni speciali che hanno simmetria cilindrico spero. Va bene, allora detto questo, che altro volevo dire su questa cosa? Sì, volevo fare un'osservazione.
il tipo di proiezione che, con la quale rappresentiamo la superficie terrestre, non conserva le aree, perché se tu questa zona qua piccola piccola la mandi su tutta questa zona qua, che ha un'area diciamo, oddio, in realtà questo le conserva le aree, cioè 2 pi greco r per 2 r, questa è piccola piccola però è messa a cappelletto così, quindi questa strisciolina qua le aree le conserva, ok? Non conserva altre cose, ma no, l'area la conserva. Niente, volevo fare un'osservazione, la lasciamo stare perché sarebbe imprecisa in ogni caso. Quando voi, che è esattamente il metodo che voi usavate in aree superiori per dimostrare che l'area della superficie sferica faceva quello che faceva, cioè se voi prendete qui e tagliate tra due altezze, ottenete da una parte ottenete una diciamo un pezzetto della superficie cilindrica, un anellino della superficie cilindrica. Dall'altra parte ottenete un pezzetto della, di questa calotta sferica, la superficie laterale di una calotta sferica più bassa. E le aree sono sempre uguali. Sono sempre uguali perché che cosa succede? Che questa ha raggio che rimane sempre grande, però l'altezza diciamo, è sempre dritta e quindi l'altezza è sempre la stessa. Questa ha raggio molto piccolo, però l'altezza, diciamo, l'area viene compensata dal fatto che nella stessa altezza, siccome va in diagonale, copre più area, no? Perché tu, diciamo, se la tagli a una certa altezza, tu sai che il pezzetto della superficie sferica sostanzialmente come se fosse una, si può posizionare con la superficie laterale di un tronco di corpo, e siccome qua c'è la potenza che è maggiore dell'altezza, quello compensa il fatto che il raggio sia ridotto. Quindi le aree le conservo. Questa qua conserva le aree. Va bene. Ok. Vediamone un'altra. Vediamo. La superficie, allora, se ho x quadro su a quadro più y quadro su b quadro più z quadro su c quadro uguale 1, questa è la superficie di un ellissoide di semiassi a, b e c, anzi c è lungo l'asse 0, a è lungo l'asse x e b è lungo l'asse y. Quindi è una ellissoide che non è di rotazione. Allora, quando abbiamo valutato il volume di questa figura, abbiamo visto che veniva a 4 terzi pi greco bc. Il volume della zona delimitata da questa. Ed era, stavolta se andiamo a valutare la superficie vediamo che non è così. E quale motivo? Allora qua io cosa posso fare? Posso fare che faccio x quadro su a quadro più y quadro b quadro uguale c quadro meno z quadro fratto c quadro. Allora z lo chiamo cv e v varia tra meno
meno uguale. Ok? Quindi x lo chiamo a coseno di 3, y lo chiamo b seno di 3. Ok? E 0 uguale 5. Allora, teta naturalmente pari tra 0 e 2 pi greco, e questa è la mia parametrizzazione. Sì. Adesso andiamo a fare uno yaw yaw di sì. Allora, fatemi cancellare questa prima. Rispetto a teta viene meno a sin teta, poi viene b cos teta, poi viene 0, poi derivo rispetto a v, qua viene 0, 0, 5. Quindi l quadro più m quadro più n quadro, ma che cosa è qua? A c quadro a quadro sen quadro vero più c quadro b quadro cos quadro vero. Quindi io devo andare a fare se volete c per l'integrale tra 0 tra meno 1 e 1 2c per l'integrale tra 0 e 2, vabbè, facciamo più questa c integrale tra 0 e 2 pi greco in dt per l'integrale tra meno 1 e 1 in dv della radice di a quadro sen quadro teta più b quadro quadro teta uguale 2c per l'integrale tra 0 e 2 pi greco della radice di a quadro sen quadro teta più b quadro cos quadro teta. Innanzitutto per controllare abbiamo fatto bene, facciamo il caso a uguale b uguale c. Se a uguale b uguale a c, qua viene a quadro uguale b quadro, quindi viene a quadro per 1, quindi la radice quadro di a quadro fa a che però è uguale a c, quindi viene che è il raggio, no? Quindi viene 2r quadro per 2 pi greco, viene 4 pi greco quadro. Quindi qua e qui adesso devo fare i conti, perché ovviamente supponiamo che a sia minore di b, allora questo è compreso tra a quadro, perché vedete viene a quadro più a quadro se quadro che più quadro è a quadro, poi ci avanza un pezzo positivo, è compreso tra a quadro, tra a quadro e b quadro, quindi questo qua è compreso tra a e b. Quindi questo qua è compreso tra 4π AC e 4π BC. Oh, questo vale per qualunque scelta di AB, cioè i due da mettere qua sotto, girando lo posso fare. Quindi se voglio ottenere un'approssimazione del genere, mi conviene usare mettere qua sotto quelli che sono più vicini in termini di rapporto. Quindi otterrò un'approssimazione migliore. Cioè che ne so, se ho dei semiassi che sono, che ne so, 1, 1 e 7, però c'è qualche cosa che non mi dà. Sì.
perché se ho dei segnassi che sono 1, 1 e 7, poi dobbiamo controllare questa cosa. Se due segnassi sono uguali, mi verrebbe che verrebbe 4π greco AC sia uguale a B. E questo non mi dubbio, perché io se diciamo però potrebbe essere perché allora vediamo un po' abbiamo aperto questa forma ma non ci interessa controllarla subito per vedere se abbiamo fatto bene, dovrebbe essere corretta, però c'è un altro modo di controllarla, ok? Andiamo a vedere come due formule che ci interessano particolarmente, quindi questa lasciamola stare in sospeso. Questo qua comunque se lo voglio calcolare, supponiamo che A non sia uguale a B, supponiamo che la formula sia corretta e supponiamo di volerla calcolare in maniera esatta, ok? Allora come si può fare? Supponiamo che A allora io posso scriverla così, come supponiamo che A sia minore di B, allora io posso scrivere B quadro sotto radice, posso scrivere B quadro meno B quadro meno A quadro, allora qua posso scrivere, posso aggiungere e sottrarre B quadro sin quadro teta. Quando aggiungo B quadro sin quadro teta, qua mi viene B quadro e poi qua mi viene A quadro meno B quadro sin teta sin quadro teta. Posso scrivere così. Allora metto in evidenza la B, qua mi viene 1 meno B quadro meno A quadro fratto B quadro sin quadro teta. Allora questa qui è un'integrale di una funzione oscillante, della radice quadrata di una funzione oscillante. Questa funzione oscilla attorno alla media che vale 1. Scusate, attorno alla media che vale 1 meno la metà di questa. Se il quadro oscilla tra 0 e 1, 1 meno la metà di questa. Quindi, se vi ricordate, abbiamo fatto un esercizio in cui si può... questo qui tramite le formule di moltiplicazione si riconduce a una funzione che oscilla, cioè la media è una funzione che oscilla attorno a 0, e già così, se io questo lo chiamo t, io posso usare la formula radice di 1 meno t, lo sviluppo in serie di potenze, e così lo posso sviluppare in una serie e posso fare integrale per 0. Questo è un tipo di integrale, si chiama integrale elliptico, e però lo posso fare per 0, ok? No, questo è 1 meno t mezzi meno t quadro, allora 1 mezzo per sì, meno t quadro ottava, eccetera. Non si ricordate, c'è la formula che sviluppato per in serie di potenza, ok? Dove naturalmente però t è tutta questa roba qua. Se vi ricordate, abbiamo fatto un esercizio ed è registrato, in cui tramite diciamo le formule di moltiplicazione, invece di farlo diciamo scrivere 1 più una cosa che oscilla ma non è a media nulla, lo scriviamo come la media più una cosa che oscillava che era di media nulla. Questo portando fuori un altro fattore in evidenza, che era la radice quadrata della media, veniva un integrale che convergeva sempre sviluppando in serie di potenza, convergeva più rapidamente. E quindi se io voglio approssimare questo, si approssima abbastanza bene. Quello che però è importante è che questo integrale non si calcola esattamente per mezzo di funzioni elementari, oppure bisogna introdurre delle nuove funzioni, ok? Adesso per controllare questa cosa andiamo a fare un altro, diciamo, a introdurre un altro paio di considerazioni che ci servono per il calcolo delle superfici. Allora, prima di tutto andiamo a fare un caso che è il più semplice di tutti, ma noi non abbiamo
considerato, cioè quello di una funzione di due variabili, una funzione delle due in R, cioè del grafico. Allora io ho x, y appartiene a t, ho una funzione f definita su t a valore in R di classe c1, no? Allora, qual è una parametrizzazione naturale del grafico di questa funzione? Psi di xy è xy f di xy. Questa è la parametrizzazione più semplice. E x e y stanno in t. Stiamo il vettore xy appartiene. Ok? Qual è lo jacobiano di questa applicazione? È 1, 0, 0, 1, df in dx, df in dy. Quindi, quando vado a fare l quadro più m quadro più n quadro, quando vado a fare l quadro più m quadro più n quadro, questo non fa altro che 1, determinato di questo numero 2 per 2 al quadrato, più df in dx quadro più df in dy quadro. Quindi l'area del grafico che sta sopra questa, diciamo, del grafico di questa funzione qua, che sta sopra t, chi è? È l'integrale esteso a t in dx dy della radice quadrata di 1 più df in dx a quadrato più df in dy a quadrato. Ok? Quindi questo è molto semplice. Benissimo. Andiamo invece a fare un'altra considerazione, cioè le aree delle superfici di rotazione. Allora, come si fa una superficie di rotazione? Così, siccome se A uguale a B, vedremo che questo ellissoide è di rotazione. Quindi applichiamo l'altra formula e vediamo se effettivamente funziona o se mi sono perso qualche pezzo. Allora, quindi area superficie di rotazione. Allora, l'idea qual è? Noi abbiamo un piano che io chiamo x0, poi ho che per z compreso tra a e b la x è uguale a una funzione della z. Allora, quando faccio ruotare il tutto attorno all'asse z otterrò un solido. Allora, il solido v, v è uguale all'insieme di x, y, z tali che x, allora z è compreso tra a e b e x quadro più y quadro è compreso tra 0 e f quadro di z. Allora, il volume di questo solido lo ricordo, il volume di questo solido era l'integrale tra a e b di pi greco f quadro di z in del z. Questo perché diciamo per diciamo le formule di, per il teorema di Fubini, io posso integrare prima in dx dy, cioè quando integro in dx dy ottengo la misura della sezione che è l'area del cerchio di raggio f di z, quindi f greco f quadro di z, e poi integro in dz e ok, questo. Vediamo un po' però l'area della superficie laterale. Allora, S è uguale a superficie laterale di V. Perché poi questa qua c'ha, questo solito ha una superficie laterale che è quella della rotazione di questo profilo, e poi
Poi c'è un cerchio di sopra, una cerchio di sopra che è la base di sopra e un cerchio di sotto che è la base di sopra. Ah, mi interessa l'area della superficie laterale, quella del cerchio va sopra quella angolare. No, quella del cerchio di sopra sarà pi greco f di b al quadrato e quella di sotto sarà pi greco f quadrato. Quella difficile da calcolare è la superficie laterale di t. Allora, come... Allora, per identificare la superficie supponiamo di far ruotare un pezzettino. Quando faccio ruotare un pezzettino piccolino, cosa ottengo? Sempre approssimando al primo punto. L'area della superficie laterale di un blocco di corpo. Se ho incrementato di delta V delta, di delta Z, chi è? Allora, la base maggiore o minore le posso confondere perché una è lunga 2pi greco Z e l'altra è lunga 2pi greco Z più delta Z. Queste sono le due basi. Ah, scusate, 2pi greco f di 0 e l'altra è 2pi greco f di z più delta 0. Però f di z più delta 0 è f di z più f' di z per delta 0, quindi a meno di termini piccoli queste due basi coincidono. Però come si fa quest'area qui? Quest'area qui dipende dalla lunghezza di questa apotema, perché se era dritto allora facevo 2pi greco f di z per delta z stava a posto, ma quando vado a ingrandire questo triangolino qui, allora questo è delta z, questo lato qui è f' di z per delta z, perché la cosa sta messa al contrario circa, perché la f è x che è f di z, quindi questo qui è l'incremento della funzione, che è l'incremento della variabile indipendente della delta. Quindi questo qua è circa delta z per la radice di 1 più f' quadro di z. Quindi naturalmente il tutto andrebbe un po' più rigorosamente, ma alla fine cosa mi viene? Mi viene l'integrale tra A e B di 2 pi greco f di z per la radice di 1 più f primo quadro di z delta z di z, delta z è quando ci vuole la dimensione, invece z è quando passa l'integrale. Allora, per vedere che funziona andiamo prima ad applicarlo nel caso di una sfera, oppure nel caso del cono, ok? Facciamo prima il caso del cono. A questo lo posso cancellare, però non mi serve più. Allora dobbiamo fare tre casi. Facciamo il caso del cono, il caso della sfera e poi il caso di un ellissoide con due assi coincidenti. Allora, caso del cono. Caso del cono, io per avere il cono devo far ruotare questo triangolo. Allora, questo è R e questo è A. Chi è la mia funzione? Allora, questo è Z, questo è X. E quindi x è uguale a r che moltiplica 1 meno z su h. Questo è, o se preferite, r su h che moltiplica h meno z. Per quale motivo? A0 deve venire r, ad
H deve venire 0 e deve essere lineare. Questa è F di Z. F' di Z è uguale a meno R su H. Quindi io cosa devo fare? Devo fare l'integrale tra 0 ed H di 2π greco F di Z, quindi 2π greco R su H per H meno Z per la radice di 1 più R quadro su H quadro in Z. Allora, 2π greco F di Z per questa roba. Allora, quindi qua mi viene 2 pi greco f su h quadro per la radice di h quadro più r quadro per l'integrale tra 0 ed h di h meno z in d0. Allora questi qua o fate 0 o fate h meno z è la stessa cosa, quindi questo qua fa h quadro mezzo, quindi questo qui viene h quadro mezzo, semplifica, viene pi greco r per la radice di h quadro. Quindi semiperimetro di base per la lunghezza d'onda e funziona. Qua se fate la sostituzione h meno 0 uguale a t viene l'integrale tra h e 0 meno t che riporta le cose a posto, l'integrale da 0 ed h di t quadro t quadro mezzo valutato tra h e 0 fa h quadro mezzo. Va bene, andiamo a fare quello della sfera. Nel caso della sfera, io ho come area, cioè come funzione x, devo fare, ruotare una semi circonferenza per ottenere la superficie sferica. E qua abbiamo R. Io ho x uguale la radice di r quadro meno z quadro e z varia tra meno r ed r, così viene r a 0, viene 0 a 0 e poi effettivamente x quadro più z quadro fa r quadro e x viene positiva, quindi è la semicirconferenza con le x positive. Quindi adesso cosa devo fare? Integrare la meno 1 e la meno r ed r di 2π greco per la radice di r quadro meno z quadro per, adesso devo fare la radice di 1 più, adesso devo fare la derivata di x rispetto a z, la derivata di x, questa è f di z, f' di 0 lo scrivo qua, f' di 0 lo scrivo qua, f' di z è uguale a meno z fratto la radice di r quadro meno z quadro, e 1 fratto 2 questo per meno 2z, quindi qua mi viene 1 più z quadro fratto r quadro meno z quadro, quindi in d0, quindi qua mi viene 2π greco per l'integrale da meno r ed r di che cosa? Quando faccio la somma qua viene r quadro meno z quadro, per r quadro fa r quadro, la radice di r quadro fa r, questa radice se ne va con questa e qua viene in dz, quindi viene qua π greco. Allora, per capire adesso, se faccio un'ellisse, se faccio ruotare un'ellisse, allora, supponiamo adesso di avere l'equazione x quadro su a quadro più z quadro su c quadro uguale a 1. Quindi, ricavo
squadro uguale a quadro meno a quadro su c quadro per z quadro. Quindi x uguale a questa radice, prendo solo la, il segno di x con la x positiva, e z varia tra meno c e c. Quindi faccio la, disegno la figura, questa è f di z, voglio fare f' di z è uguale a 1 su 2 volte questa radice a quadro meno quadro su c quadro z quadro, che moltiplica meno a quadro su c quadro per 2z, 2 e 2. Allora, come figura ottengo un arco di ellisse fatto così. Allora, questo è C e questo è A. Adesso, quando faccio ruotare attorno all'asse Z, ottengo un ellissoide che avrà A quadro uguale B quadro, cioè il semiasse nelle Y, cioè quando affetto, questo è l'asse X, quando questo diventa x e questo diventa y, quando affetta ogni livello z è una circonferenza. Quindi avrò il caso in cui a uguale b, mentre c invece è diverso. Allora cosa devo fare? Devo fare integrale tra meno c e c di 2 pi greco per quella radice, quindi a quadro meno a quadro su c quadro z quadro, per la radice di 1 più f primo quadro. Quindi qua mi viene a quadro meno a quadro su c quadro z quadro, e qua mi viene a alla quarta su c quadro. Allora, vediamo un po'. No, z varia, sì, tra meno c. Allora, sì. Allora, o mi sono perso un pezzo qua, o mi sono perso un pezzo là. Facciamolo nel caso A uguale C. Se A uguale a C deve venire la sfera, deve venire il discorso di prima, no? E quindi quando andavo a sommare se doveva semplificare.
interno allora a quadro meno 4 su 4 zeta 4 va bene la parametrizzazione funziona alla derivata di radice 1 su 2 volte la radice per la derivata di quello che sta sotto la radice ma quello che sta sotto la radice è meno 2z per quella roba lì. Quando faccio aspettate perché quando A è uguale a C questo è 1 e quindi se ne va ma se A è diverso da C questo non è 1 e quindi non se ne va quindi in dz quindi qua mi viene 2 pi greco integrato da meno C e C della radice di viene a quadro meno a quadro su c quadro più alla quarta su c alla quarta per z quadro in dz e quindi vuol dire che mi sono perso un pezzo di là. Ok, allora andiamo a però vediamo un po' e niente quindi allora andiamo a vedere qua cosa ci siamo persi nella parametrizzazione. Allora qui la mia parametrizzazione era x uguale a seno di teta, allora io avevo l'equazione x quadro su a quadro più y quadro su b quadro più z quadro su c quadro uguale a 1. Allora ho detto x uguale a mi sono perso un pezzo nella banalizzazione, sì. Allora, x uguale qua ho sbagliato perché io avevo fatto la parametrizzazione x uguale era sbagliata quella di prima. Sì, perché questo è uguale a 1 meno z quadro su c quadro. Quindi x è uguale, allora z lo posso chiamare cv e v è compreso tra meno 1 e 1. Ma x deve essere uguale ad a per la radice di 1 meno z quadro su c quadro per cos'è? Per la radice di 1 meno q quadro per cos'è? E x deve essere uguale a b per la radice di 1 meno q quadro per sempre. Questa è la parametrizzazione corretta. Adesso sì, perché dopo che abbiamo fatto la parametrizzazione non abbiamo controllato che la somma cioè che l'equazione fosse soddisfatta. Adesso se io vado a fare, quindi questa parametrizzazione era errata, adesso se vado a fare x su a al quadrato, x su a al quadrato è uguale a 1 meno q quadro per cos quadro terzo. A 1 meno
pochino quadro che guarda. Poi y su b al quadrato è uguale a 1 meno q quadro. S in quadro theta e poi z su c al quadrato è uguale a q quadro. Adesso fate la somma, poi viene 1 meno q quadro più q quadro. Che fa? No, funziona. Allora, se questa è la parametrizzazione giusta, adesso quando vado a fare le derivate, e qua non mi viene 0, 0, ma ci stanno i pezzi con questi. Quindi io derivata rispetto a teta, meno a radice di 1 meno q quadro, sentenza, b radice di 1 meno q quadro, cos teta, 0. Derivata rispetto a v, meno v fratto la radice di 1 meno v qua cos teta, e ci sta anche la a che rimane, poi qua c'è meno bv fratto la radice di 1 meno v qua sin teta, e poi c'è c. Così adesso questo è lo jacobiano di psi. Adesso quando vado a fare L quadro più M quadro più N quadro, questa è radice di, è la radice di, allora devo fare, quando faccio il primo viene ABV sen quadro delta, cioè viene più ABV sen quadro delta più ABV cos quadro delta, viene A quadro di qua uguale, poi qua viene AC per quella radice sen teta, poi BC per quella radice cos teta, quindi qua quando faccio il quadrato mi viene più A quadro 1 meno V quadro sen quadro teta più B quadro per 1 meno V quadro cos quadro teta. Scusate, A quadro C quadro, qua è A quadro C quadro e qua è B quadro C quadro. Allora, a me cosa conviene? Conviene che A sia maggiore di comunque comunque se io ho A maggiore di B che è maggiore di C, qua posso aggiungere A quadro B quadro per 1 meno B quadro, quindi questo qua lo posso scrivere come la radice di A quadro B quadro più A quadro che moltiplica B quadro C quadro meno B quadro sen quadro teta più B quadro che moltiplica C quadro meno A quadro cos quadro teta. Allora, vediamo un po', rispetto a prima ci sta un B quadro, A quadro, scusate, ci manca 1 meno B quadro. Allora, B quadro, C quadro, 1 meno Q quadro, cos quadro teta ci sta.
a quadro, ci quadro 1 meno pi quadro, se in quadro teta ci sta, qua c'è meno pi quadro a quadro 1 meno pi quadro, se in quadro teta, meno pi quadro a quadro 1 meno pi quadro, se in quadro teta che fa meno pi quadro a quadro 1 meno pi quadro, che compenso con un più pi quadro a quadro 1 meno pi quadro, che insieme a questo fa a quadro pi quadro. Quindi la posso scrivere così. Fate attenzione che se A è maggiore di B, maggiore di C, questi due numeri sono effettivamente negativi. Questo è sempre, allora, questo è positivo, perché V vale tra meno 1 e 1. Questo è positivo, 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 negativo. Positivo, 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 negativo. Però la loro somma, allora questo è minore in valore assoluto, questo è minore di A quadro, quindi questo è minore di A quadro B quadro per 1 meno B quadro per questo, questo è minore di A quadro B quadro per 1 meno B quadro per questo, la somma è minore di A quadro B quadro per 1 meno B quadro, che è comunque minore di questo. Quindi diciamo, questo lo chiamate 1 e tutto questo lo potete chiamare T, che è negativo però è minore di 1. Quindi di nuovo potete sviluppare il vostro integrale con i zeri. Ok? Esattamente lo stesso schema di prima. Diciamo che utilizzando le formule di duplicazione possiamo fare di meglio e scrivere questa qua come una funzione che oscilla attorno alla propria media. Con un, quindi mettendo in evidenza, possiamo fare in modo che t sia più piccolo, mettendo in evidenza la media, possiamo fare in modo che t sia più piccolo e che quindi l'integrale converga più rapidamente. Però al di là di questo, che c'ha un senso, allora, qual è il take away of this? Cioè cosa dobbiamo... ci deve lasciare questo esercizio. Questo esercizio ci deve lasciare la seguente informazione. Punto numero uno, mentre il volume dell'ellissoide si scrive facilmente, l'area della superficie dell'ellissoide non si scrive facilmente. È un integrale ellittico, quindi radice di 1 più delle funzioni di seno e coseno, quadrati di seno e coseno. E se lo vogliamo fare, lo dobbiamo fare per sé. La cosa ha anche un senso, almeno aveva sicuramente senso 50 anni fa. Perché 50 anni fa il computer non ce la faceva a farlo, allora tu ti mettevi in mezz'ora, un'ora, lo facevi, due cifre, tre cifre decimali di questo integrale, mentre invece il computer non ce la faceva. Oppure dovevi... cioè, forse ce la faceva già, però dovevi programmare per un sacco di... invece adesso trovi... anche sul diciamo computer della casa più piccolo riesce a approssimare abbastanza bene questi integrali. Però alcune cose le possiamo dire, per esempio da questa disuguaglianza, da qua possiamo ricavare delle disuguaglianze, quindi possiamo approssimare più o meno l'area, eccetera. Un'altra cosa è quando io stiro una figura di un fattore A, è chiaro che il volume aumenta di A volte. Questo si capisce dalle cambiamenti variabili degli integrali. Invece l'area della superficie non aumenta di A volte. Questo è quello che ci ha fatto trovare l'errore nel caso delle ellissoide, perché non mi tornava che stirando la diciamo la figura di un certo fattore in un senso, che l'area aumentasse esattamente di quel fattore, non andava bene. E poi vabbè, ci saranno sicuramente altre osservazioni, ma al momento. Vabbè, quindi sappiamo fare le superfici, l'area delle superfici. La prossima volta, oltre a fare altri esercizi, vediamo anche il teorema di Cuddino per le superfici. Va bene, per oggi basta.